Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio della serie Livorno State of Mind. Sto un po' meglio rispetto all'altra volta, cioè sono molto meno raffreddato e spero che il tono della mia voce sia abbastanza diverso, perché guardando poi le registrazioni c'è una voce veramente imbarazzante a dir poco. Comunque, ce l'avamo lasciati qua in attesa di iniziare il ritorno della partita in Europa League contro lo Shark. L'andata, per chi non lo sapesse o chi non se lo ricordasse, è finita 1-0 per noi, incredibilmente. Perché comunque lo Shark è una squadra di tutto rispetto. Quindi bisogna cercare di mantenere almeno lo 0-0, così che passeremo noi. O perlomeno, se poi bisogna, diciamo, esagerare, magari vincere, ecco. Allora, comunque, è tornato Angelino, che era rotto, però c'è il cerottino, quindi non lo faccio già. E non me ne frega neanche se è stanchino, ma ci metto Ceccherini. E per il resto, anzi, faccio metto Blanco. Per il resto va bene così. Vai, iniziamo. E speriamo bene, ragazzi. Hanno vinto il match dell'andata. Datela a che stadio, confronto soprattutto al nostro. Insomma, non c'è, se non sbaglio, la nebbia che c'era nel precedente match, diciamo, perché mi pare c'era la nebbia. Insomma, iniziano loro, battono loro il calcio inizio e dai, ragazzi. E va Ceccherini! Madonna, è piedide! Però va bene, dai! Almeno un tiro, se non in porta, però quasi in porta l'abbiamo fatto! E vai, Marchino! No, ma de, ma cos'è, de? E vai, Mastur! Dai, forse andava in porta una volta, difensore nel mezzo! E vai, Kelesi! Stavolta andava in porta, però la presa è portiere. No, voglio sapere eventualmente quando si farà go. Sempre si farà go. Vai, Sarri, nulla. Addio, Blanco, meno male, vai. Non era abbastanza centrale la presa. Attenzione, perché potrebbe essere una punizione pericolosa. Poi fra l'altro ci va Felipe, no, ci va Geis. Eccoci, go. 1-0. Ma poi mi si pronuncia Geis, Guys, cazzo si pronuncia, Jace. Insomma, 1-0, anche se in realtà è un 1-1. Ma rimane, ma siamo stati brodi a concedere una punizione da Lid. E tira! Eccolo! Milan! Hamsik! Con clamorosa deviazione riusciamo a riequilibrare il risultato, anche se in realtà il risultato totale ci vede in vantaggio di un gol. Finisce proprio con il gol di Bila Oldschick. Gol, via, insomma, quel mezzo gol, perché c'è stata una clamorosa deviazione. Insomma, al primo tempo 1-1 il risultato. Teniamolo almeno, no? Perlomeno si passa tranquillamente. Intanto voglio fare un cambio, levare Cerny e mettere Pereira. Vai. Anzi, vai, metto anche Zemolo al posto di Benassi. Zemolo. Insomma, vabbè. Si inizia il secondo tempo. Dai, Blanco, però, Maremmane, di. Non era imprendibile, di. Non era così difficile, è vero che a quanto pare ti eri buttato dall'altra parte perché sei un brodo, però de, non è che sarà buttato, forse non lo so, ci aveva il peso a destra, ma che cazzo ne so, insomma, fatto con Felipe Anderson, 2-1 Shark. E tira! Dai, si è smoccolato sul tiro. Tira, Mastur! Madonna, e tiride. E che piedi soprattutto. Addio! E bravo Blanco! Non è ancora uscita! No, no, via, 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 mamma mia! No! 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 Mamma mia, meno male! Madonna che ansia, ragazzi! Madonna che ansia! E tirala su, Hernandez! Dai che dovrebbe essere finita! Siamo tutti stanchi! Dai, è finita, ti prego, è finita! E andiamo, di! E andiamo, di! Mai come l'abbiamo avuta nel girone, però anche in questo caso con un po' di fortuna riusciamo a passare il turno e andiamo. La fortuna è solamente per il semplice fatto che
Abbiamo come risultato totale pareggiato, però grazie ai gol in trasferta passiamo il turno. E andiamo, ragazzi, e andiamo. L'Europa League non è ancora finita per noi. Alede, tanto Hernandez, visto che si è sbriciolato 3 settimane, torna uno, si fa male un altro. Mi riferisco a Angelino, chiaramente. Insomma, ora adesso pensiamo al campionato, che come avete visto ci vedrà giocare in casa, meno male, contro la Lazio. E andiamo. Allora, beh, qui le maglie, oh sì, e qui sono tutti stanchi. So che è clamorosamente sbagliato far così, però non mi fido ancora a mettere Angelino Solari prima di averci rottino maledetto e ciao. Poi level the chic. Ci metto, ho sbagliato, ci metto Zemelo. Ce la facciamo, vai. Poi basta. L'attacco bimba è un casino, però non c'ho altri. Speriamo bene. Iniziamo questa partita, speriamo bene, dato che la resistenza, diciamo, quasi tutti i giocatori è veramente scarsa. E vai, 1-0 dopo nemmeno 5 minuti, no dai, 5 minuti. Candreva, maremma canide. E vai Adam! Non ci voglio rede, palo, ma perché? Bravo Dragoschi, stavolta almeno l'ho fatta andare in porta. Ecco, ora sì, maledetto me che sto zitto. 2-0, partita veramente iniziata male e mi sa che se si continua così finirà nella stessa maniera. E vai Pereira! Dai, no, ma c'è qualcosa. Già questa partita vi prima con Armstrong. Per non parlare della partita precedente, che parte il mezzo gol di Odicic, per il resto mi è entrato un pallone. Addio! 3-0, via. Maledetta la miseria, che figure di merda si fanno ogni tanto. Finisce sì il primo tempo, 3-0 per la Lazio, chiaramente. E mi sa che ormai sta partita è andata. Comunque, date le circostanze, quasi quasi, per far riposare l'attacco, io farei questo lavoro qui. Basci, schiocco, no, nemmeno Masturre, boh, ci metto lui. No, Gingham, vai, vai, così. E lo so che è sbagliato, ma non so se posso fare per far riposare un po' l'attaccante. Boh, stavolta l'ha presa Dragoschi. Vai! Dio buono! Deve startro. Non male se è. Se è no, moccolato no, però l'ha presa veramente male. Se no era un 4. Addio, addio, a creare un altro! Deve startro, palo. Per fortuna finisce solamente 3-0. Via, sconfitta strameritata. E speriamo sia solamente stata così una partita casuale, una prestazione brutta così casuale. Bah, comunque, ora pensiamo alla prossima partita, che se non sbaglio ci vedrà giocare contro il Milan in Coppa Italia. Ecco, infatti, l'inutilità di questa Oppa è impressionante. E però bisogna farla. Cioè, chiaramente Dio sì, per il semplice fatto che ora me ora i giocatori mi dovrebbero riposare più che giù. Infatti vedetevi che in che stato. Maremma. No, riborderci di Barella. Che to, fra l'altro anche salito. Ma è da ganzo. Zemelo V. Ceccherini. Ma facciamo giù a lui. E basta, vai. Stiamo bene. Oltretutto anche la pioggia. Tanto più manca niente, no? E vai Armstrong. E Ale. Andiamo Dio, 1-0. Vero mi interessa Coppa Italia, però far gol mi fa sempre piacere, poi soprattutto al Milan. Via. Buona combinazione fra Iheanacho e Armstrong. Bene così.
Bravo Dragoschi. E meno male Castano l'ha messa in angolo. Meno male, fuori. Finisce sì il primo tempo. Poche occasioni in generale. Comunque 1-0 per noi, meno male. E andiamoli. Certo, è una volta che si vince, cioè si finisce il primo tempo in vantaggio, diciamo nelle competizioni un po' importanti, almeno per me. Vabbè, andiamo a fare il secondo tempo. Di occhio. Ma dai Dragoschi, però questo da me è tuo. Ma non è mai possibile. Ma sul tupano. E vai Bilal, e vai Bilal. Eccolo lì, Bilal Oncic. Ritorniamo in vantaggio noi. Ancora lui. Boia cane, 2-2. Stavolta Dragoschi di Orpe ce n'ha veramente poco, perché ha fatto un bel gol, un bel colpo di testa. Chiaramente non so chi è, perché tutti i giocatori, a parte quelli più famosi, c'è una china uguale. Musacchio. Insomma, 2-2. Attenzione. Attenzione, è buona. Buona sul finale. E va Kelesi. Eccola lì. Kelesi e Nacho. 3-2. Al 90esimo, anzi, 2 minuti di recupero. E andiamoli. Per la terza volta di fila. In vantaggio noi. Anzi, siamo nuovamente in vantaggio. E andiamoli. Boh, clamorosa zotta, comunque, del Milan dietro. Bene, vai. E finisce così, 3-2. Però io non so, perché non capisco mai, Van Dijk, che cioè ora qua non capisco mai, sono bugiardo, perché mi pare sia le semifinali. Comunque, ora non so se siamo passati noi o c'è un eventuale ritorno, perché non so se queste sono le semifinali, quindi ci sarebbe da controllare il calendario. Vabbè, l'importante è comunque che abbiamo vinto. Andiamo a vedere un attimo nel calendario. Madonna, è partita in Coppa UEFA, Europa League. Eh no, a regola no, c'è il ritorno. Vabbè, comunque, l'andata l'abbiamo vinta noi. 3-2, bene così. Ora, vai, bordaci, dopo 2 giorni, 3 giorni, un'altra volta, si rigioca. Andiamo giù a casa contro il Sassuolo. Giocatori prima, fino a che non muoiono, praticamente, non si fermano. Bene così, insomma, iniziamo. Allora, divisa, bella sionda. Date vita, ma si scherza. Se si può fare. Allora, no, ancora castagne. Ma facciamo giù a Pereira. Facciamo giù a lui, ma di. Tanto per far riposare un pochino Armstrong. Mettiamo Blanco. Di, all'unico se si può fare. Di sì. Poi eventualmente sostituire Castagne o Ciccherini se è veramente stanco. Vai. Iniziamo. A riborda sotto l'acqua. Però stavolta il calcio inizio lo battiamo noi. Dai, bimbi, vediamo se in campionato ci riprendiamo un po'. E vai Ciccio! Dio buono Ciccio, dè. Ah, io, lui! Dai, cazzo, però, Di chi era lui? Di Orde Chic, di Bilal. E vai Ciccio! Eccola lì! 1-1! Ciccio! Non so come siamo, adesso deve prendere a Ciccio. E andiamo, si è preso gol, ma subito ne abbiamo fatto un altro. E andiamo, via. 1-1, Ciccio. Mamma mia Missiroli, meno male l'ha buttata un po' troppo alta. Bella è presa Blanco, se no. Dai, che no, bimbe, ma bisogna, cioè, si gioca a porta libera, sia se mette Dragoschi e Blanco è così. Per l'amor di Dio, ha fatto un bel tiro, poi vabbè, infatti anche ha fatto un bel gol. Ma te, ma rimane, te. No, insomma, riguardandolo forse questa volta è un po' troppo. Però te, si è buttato in ritardo, questo ne va detto, 2-1 per il Sassuolo, chiaramente, si pare. Finisce sì il primo tempo, su questo risultato qua. Beh, casino, che il campionato non ci riesce a modo, o perlomeno renderci abbastanza pericolosi. Sarà una cavolata, perché alla fine se io gioco, però boh, non mi riesce più a giocare a modino.
Vabbè, insomma, andiamo a farci tempo sperando a cambiare qualcosa. E vai Kelesci! Boh, finalmente! Ianasio, 2-2! Ma che gol ha fatto, ragazzi! Boh, finalmente! Boh, da quando l'ho presa ora, sì, ha fatto per quanti che ha fatto, 2-3, non lo vedo nemmeno io. Però ha fatto con le finisegna, sai, tipo... Non te lo so nemmeno dire, tipo, davanti al portiere, 2-1 la passa, e sai, si vede. Boh, ora finalmente ha fatto un gol alla Ianasio. Boh, Ale, 2-2. E vai Bilal, il tuo solito! 3-2! Rivolta del risultato! In quanto? In 10 minuti, quarto d'ora, nemmeno! Bella roba, meno male, via! Ora allora, cerchiamo di tenere bocca! Anzi, e di non farla la bocca, soprattutto! Oh, che bello, e meno male sono tornato un po' in aggiocchia. Un pochino, chiaramente. E vai! Mamma mia, ciccio! Stavo per fare doppietta, maledetta la miseria. Cambio. Bimbi, guardate Ianasio. Via, fuori subito. Armstrong, vai. Poi mettiamo Brotonie. O Brotoni, no, ho detto le soluzioni. Maremma, cane, è vero. Ci pensavo più che l'ho fatte alla fine del primo tempo. Ero sì convinto. Ma attenzione subito Ianasio. Niente, ti pare? E vai Ciccio! Mamma mia Ciccio! Assist mentre a poco! E Zeman lo manca fino a fa go! E andiamo de! E andiamo de! 3-2! Siamo tornati alla vittoria anche in campionato! Ale de! Che bello! Super prestazione Ciccio! Fra l'altro siamo così! Kijewski! Direi meglio Ciccio! Insomma! E Ale de! Oh, vittoria meritata, guardate anche le statistiche. Boh, precisione tiri 100%. Oh, chi siamo te? E andiamo, dai, via. Andiamo a fare la prossima partita, ragazzi, che se non sbaglio... Eh sì, è proprio quella in Europa League. Partita super importante. Che, come avete visto prima, se non sbaglio, ci verrà a giocare appunto contro la Juve. Cazzo, che casino. Iniziamo questo big match. Si gioca in casa, non so se l'avevo detto o no, vabbè, lo ridio per sicurezza. Allora, vediamo un pochino. Vai, vai. Giocatori. Parte Hernandez che c'è Cerottino ed è stanchissimo. Piedi destra che siamo messi abbastanza bene. Do ufficio a Dragowski. E via. Iniziamo, dai. Guardate, vi dirò, il fatto che piove... E in Europa League l'ossa mi stuzia abbastanza, perché nella realtà sarebbe ganso, no? Sei sotto l'acqua, tutti belli motosi, boom, 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 partite importanti. Quindi questa volta l'acqua, no, che mi fa comodo, però mi calma. Niente, questa è una alzata mia, come sempre. Detto questo, anche se non sono già passati 2 minuti, quasi 3, iniziamo questa partita e speriamo bene. Mamma mia, subito. Meno male Dragowski l'ha presa. E vai! Eccoli! L'astronauta! Adam Armstrong! 1-0! Dopo 10 minuti più o meno! Che bello, te! Che bello! E andiamo, te! Bello, te! Occhio, però, ragazzi! Anzi, occhio Dragowski, perché... Per un momento pensavo andassi dentro Dragowski, la guardava e basta. Meno male è andata fuori, vai! E vai! Mamma mia! Cosa stavo a fare, mister? Finisce così il primo tempo. In vantaggio. Andiamo a riposo in vantaggio. Meritato, fra l'altro. Bene così, dai, ci siamo. Andiamo a fare il suo tempo e speriamo veramente un cambio niente. Speriamo. Mamma mia. Punizione veramente al limite, eh. Potrebbe essere buona posizione... Se ci fosse qualcuno lei sapesse tirare a modino, no? Ma proviamo Angelino, via. Mamma mia, quando era passata pensavo andasse dentro. Dio bonode. Bravo Dragowski, bravo, bravo, bravo.
Sei solo, Armstrong. Perché? Perché l'ho voluta passare a Nascio? Maledetto mente. Cambio. Allora, Ianascio fuori, mettiamo entra. No, Dio buono non c'è Ciccio. E allora diciamo sì, Pereira, anche se non è chiaramente il suo ruolo. Poi arriva lui, ci mette Barilla al posto di Shelly, Benassi arriva, la Vol de Cicche che gioca fisso e metto Zemmer. È l'unico se posso fare. Addio, addio, addio. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. De che cazzo però, ma de che palle. Boia. Pareva di giocare il flipper. Maremmane, di. Vabbè, uno. Due, palle va lì, fra l'altro, tutti i posti vanno da lì. Tre, go, Dybala. 1-1. Peccato, di. E vai Pereira! No! Lui. Lui di chi è? Di Gesù. Meno male c'è Dragowski. Meno male questa volta Dragowski l'ha fatta bene. Finisce così, 1-1. Nonostante tutto, credo che possa andare bene così. L'unica problematica è che. Si è pareggiato 1-1 e. Diciamo, abbiamo fatto quello in casa. Quindi, lo stesso discorso che c'era prima, che valeva prima. Per i gol in trasferta vale anche qua, ovvero per parole, se dovessimo finire 0-0 anche la prossima, cioè il ritorno passerebbe alla Juve, quindi diciamo che al ritorno siamo per andare supplementari obbligati a fare eventualmente 1-1, o se poi bisogna passare, vogliamo passare così, vincere o perlomeno fare due gol, ecco, se bisogna pareggiare chiaramente, insomma, vabbè, avete capito, spero avete fatto i vostri calcoli, insomma, niente, ora prima di lasciarvi andiamo a fare l'ultima partita di questo video qua, che appunto ci vedrà giocare contro la Sampdoria, boh, laggiù a Genova, insomma, iniziamo. Allora, no, maglia quella bianca, direi che è meglio, sì, Hernandez intanto è recuperato, ma guarda, non lo faccio giocare, faccio giocare a Ceccherini, faccio giocare a Barelloide al posto di Cerny, faccio giocare a Blanca al posto di Dragowski, metto Ciccio B, vai, eventualmente si entra, metto Zemra al posto di Benassi, metto Pereira al posto di Masturi e porca troia, iniziamo, no? Ah, c'è il sole, incredibilmente. Vabbè, via, speriamo di terminare il video con una dignitosa prestazione, almeno. No, scherzo, voglio un portavince, poi se gioco male non me ne frega. Bella roba Armstrong, e tira! E mamma mia, sì, tira a modino, fa di potenza. Maremma cane, si è fatto girare. E c'è anche Purgato, fra l'altro in quel cesto di appelli. Vai Pereira! Bella roba! Bella roba Pereira! Ha fatto quasi mirarlo il portiere, eh! Perché non era così facile il tiro, ma è garbato, via, bravo Pereira! Quasi quasi, facciamo il gol! Invece no! No! Mamma mia, meno male! Troppo pretenzioso! Finisce proprio con questo tiraccio, via, il primo tempo, 1-0. Sampdoria, strano, sempre per l'altra. Insomma, mamma mia, fatemi l'Evangelina perché la bimbi mi muore in campo. Ma mettiamo Hernandez, vai. Facciamo così. Via, siamo in zona tempo. Ci riprovo. Stavolta me la porta la van quadrata. Poi il tiro è stato bello che è stato. E vai Castagne. Maremma, non c'è nessuno nel mezzo. Tira Pereira! No! Dai, ma non scherzo, Vai! Vai, Adam! Tira! Eccolo! Boiati! 1-1! Io lascio! Ma che cazzo se notti! Tu pali, meno male che stavolta c'è andata bene, è andata ripristina di Anascio. E andiamo, 1-1! Dai che ne è ancora finita e volendo! Oddio! Ritocco, mentre lo dico, si può ribaltare addirittura il risultato. Sta a vedere, 8-1, Sampdoria. Dai, Ceccherini! Meno male, vai.
smanacciata Blanco. Però di cazzo, cecchini occhio, eh. Cambio. Madonna santa. Armstrong e Anaggi ne possono più. Metto lui. Metto Cerny. Vai! No! No! Angolo. Tira Ciccio! No! Ciccio, mamma mia! Potevi diventare l'eroe della giornata. Insomma, alla fine il risultato ribaltato non si è fatto, cioè non siamo stati in grado. Si è provato, vedo, sì. Le possibilità secondo me c'erano, però purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Però guardatevi le statistiche, dai, se no per davvero. E nulla, purtroppo è finita la 1. Meno male però alla fine non si è perso, perché inizialmente perdevamo. Niente, quindi il video finisce qua, come vi ho detto l'ultima partita. E niente, arriviamo alle conclusioni. Allora, in primis vi ringrazio per la visualizzazione come sempre. Poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose. Ovvero, mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, perché così facendo potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, ma soprattutto su tutti quelli inerenti a questa serie qua, ovvero Livorno State of Mind. Posto. Prima di lasciarvi però voglio proprio arrivare alla giornata che appunto giocheremo, giornata via, la partita che appunto giocheremo nel prossimo video, e appunto è questa qua, ovvero andiamo a giocare la partita di ritorno contro la Juve laggiù a Torino di Europa League. Vi ricordo, voi lo sapete già, comunque il risultato è andato, è stato 1-1, quindi siamo costretti, se vogliamo passare direttamente, a fare almeno 2 gol e cercare di prenderne al massimo 2. Insomma, e niente, fatemi vedere un attimo se c'è qualcuno di rotto, eh? No, sembrerebbe di no. A regola dovrebbe essere anche tornato Hernandez. Ciao, c'è Cerottino sempre, fatemi vedere. Madonna, mi va piano sto gioco. No, non ce l'ha più. Niente, siamo a posto così. Quindi, niente, concludo il video. Ci vediamo alla prossima volta. Ciao!